Signori, benvenuti nello stand della FCA Heritage, ovvero diciamo l'antichità della FIA, del gruppo FCA, con quest'anno è l'occasione per festeggiare i primi 40 anni della Fiat Panda. E qua troviamo la prima Fiat Panda, la Panda 30. Una panda veramente orribile, fa veramente schifo. Panda 30, cioè un quadrato orribile, qualcosa di schifoso assai. Poi puoi passare all'ultima panda in versione Trussardi, ovvero quella tutta modaiola, vedete com'è, tutta bella arancione, bella marrone, opaco, tutta bella modaiola, tutta stupenda, tutta così. E poi abbiamo anche i vari modelli del gruppo FCA Heritage, come questa, che non so neanche... Ah, è la prima Alfa questa. La prima, cioè, che cavolo, è una carrozza, non è una macchina, cioè, che cavolo è sta roba, una cavolo di carrozza a ruote. Poi abbiamo una Lancia Delta integrale, come quella che abbiamo visto fuori, la Delta HF integrale, ovviamente. Anche con, fa vedere anche il motore, un 4.16 2000 turbo con il mega spoilerazzo qua dietro. Poi abbiamo una Alfa Romeo 6C1500 SS, che non so, comunque un'altra abbastanza carrozzata come quella di prima. E poi passiamo all'ultima Alfa Romeo, ovvero la Alfa Giulia in versione turismo internazionale, non trazione integrale. Cioè, guardate che rosso, cioè è un rosso che si illumina la luce, guardate che roba. Adesso di qua c'è un altro del gruppo FCA. No, però c'è un'altra auto qua della Fiat Torino, la Topolino, guardate qua, simpatica la Topolino, guardate, c'aveva le sedie in legno, cioè guardate che roba, le sedie in legno c'aveva, con la bandiera del Piemonte e questa qua della Puglia, o comunque dell'Italia degli anni d'epoca. Comunque altre Fiat Topolino. Questa è qua 40 anni della Panda, quella è la prima e questa qua è l'ultima Panda, Trussardi, con anche questi fari molto particolari. Intanto abbiamo anche una rassegna di Fiat 500 dal Club 500 Italia, con una 500 normalissima, una 695 e un'altra Fiat Panda normalissima. Quindi qui facciamo gli auguri alla Panda con i 40 anni e con la prima Panda 30. Ci vediamo penso tra poco con un altro video, quindi bella!